allora questo è sempre il WA, bon, che prima non funzionava, ma non è funzionato neanche il registratore sul telefono. Vedi? Eccola qua. Banconota rifiutata. Ok, perciò non va. Ok, adesso questi sono 20 euro che mi sono appena stati dati di resto della colazione. Mentre questi sotto sono i famosi 20 euro incriminati. Eccolo lì, WA. Però la filigrana c'è ed è trasparente. Si vede fuori per fuori. Allora, com'è sta storia? Eppure le trasparenze ci sono. E abbiamo visto che la macchinetta lì della benzina li rifiuta. Adesso andrò a sentire la banca. Stranezze, ciao, a dopo. Allora, sono qua in farmacia. Questi sono quei strani che inizia col W. Mettendoli qua, gli diventa completamente blu. Mentre se tolgo via quei col W e metto quei con SB, lui diventa blu. Effettivamente che c'è qualcosa di strano. Ozzo. Allora, li mettiamo sopra direttamente. Eccoli qua. Questi sono blu e questi non sono blu. Questi sono blu e questi non sono blu. Perciò qua effettivamente il dottor Garagion, altro che a banca, che dice chi si guai. Ciao, grazie ancora. Ecco qui le due banconote. Questa è quella buona e questa è quella sospetta. Se io mi sposto in qua e in là, si vedono che ci sono i riflessi, la signorina, eccola lì, ecco, le scritte 2000 e chissà cosa, non si sa bene, eccola qui, 2000, la signorina, ok, SB e WA. Adesso le vado a girare, ecco qui, vediamo anche da questa parte che sembra tutto normale, perciò i riflessi ci sono, sembra tutto a posto, speriamo che il vento non mi faccia volare i soldi in giro, perché qui sta venendo su un po' di vento. Ecco qui, se volete guardarveli con calma. Ok, allora questa ho detto che è la banconota strana WA, mentre questa è la banconota quella giusta. È veramente un mistero, ma capirlo te. Certo che se l'hanno falsificata, buh, va a capire, a meno che non sia andata a finire in lavatrice o ci hanno spruzzato qualcosa sopra, non si sa.